Parliamo ancora di calcio in questo approfondimento, parliamo del campionato di eccellenza che ci siamo lasciati alle spalle per fare il bilancio di una neopromossa, se così la possiamo definire, cioè il Modica Calcio, che ha investito molto su questa stagione, ma non è riuscito a partecipare ai playoff nonostante il quinto posto. È con noi uno dei membri della proprietà, lo salutiamo, lo ringraziamo per la sua disponibilità, Mattia Pitino, ben trovato, ben tornato a Sala Stampa. Buonasera. Ecco, Buonasera, buonasera Umberto, buonasera a tutti, grazie per l'invito. allora, state già lavorando per la nuova stagione oppure state ancora riflettendo sull'esito della stagione che ci siamo lasciati alle spalle? No, diciamo che nell'immediato, appena finita la stagione passata, siamo subito tuffati nella programmazione della prossima stagione, quindi già è da fine aprile che abbiamo riordinato le idee. E abbiamo messo a punto la strategia e la programmazione per la stagione che verrà. Quindi ci siamo rimboccati subito le maniche. Ecco, prima di parlare del futuro, dobbiamo sicuramente comunque dare un commento, esprimere un commento sulla stagione, che ci siamo lasciati alle spalle. Cioè, il Modica comunque, tra gli addetti ai lavori era destinato quantomeno a partecipare ai playoff. E allora, è una stagione positiva, una stagione da 6 meno o insufficiente? Da neopromossa, un quinto posto, diciamo, in teoria dovrebbe essere un posizionamento abbastanza positivo, però in maniera molto onesta ti dico che chiaramente il bilancio non è affatto roseo perché chiaramente con gli investimenti che erano stati portati in porto, con le figure e la rosa che avevamo allestito, chiaramente quantomeno ci aspettavamo di disputare i playoff, come dicevi tu poc'anzi. Il mancato raggiungimento dei playoff chiaramente lo leggiamo in maniera molto trasparente come un flop più che una cosa positiva. Però chiaramente abbiamo tratto tantissima esperienza dalla stagione passata, era il nostro primo campionato di eccellenza e diciamo, posso dire con certezza che adesso sappiamo tutto quello che non va fatto per disputare un campionato di eccellenza a vincere. Ecco Mattia, tu sei uno che insomma non si nasconde dietro al dito e sei uno che parla sempre in maniera sincera e leale. Riguardando la stagione passata, c'è qualcosa che oggi riconosci di aver sbagliato come proprietà? Ricordiamo anche Danilo Radenza che fa parte della proprietà, altri due soci sono usciti nei giorni scorsi, ma resteranno vicini comunque al Modica. Ecco, c'è una mossa, un qualcosa che non rifaresti o che non rifareste? Sicuramente noi per deformazione professionale ci prendiamo sempre le nostre responsabilità, quindi quando si vince tutti, quando si perde tutti. Chiaramente l'errore individuabile non può essere solo uno, gli errori chiaramente sono stati alla radice della costruzione estiva della squadra. A dicembre probabilmente abbiamo fatto degli errori di valutazione sulla scelta di alcune pedine, quindi chiaramente gli errori sono stati diversi e poi diciamo, c'è stato il febbraio, se non sbaglio, febbraio-marzo è stato il mese dove poi abbiamo pagato tutti questi errori e sono venute a galla tutte le problematiche diciamo, di determinate scelte che abbiamo fatto come proprietà, come dirigenza, quindi come gruppo decisionale in questo Modica Calcio. Allora, guardiamo adesso allora al futuro con questa grande esperienza alle spalle di una stagione intensa, comunque competitiva, perché alla fine siete arrivati al quinto posto. Da neopromossa non è poco. E allora, la prima mossa come piano tecnico è l'ingaggio di Fabio Arena come direttore sportivo. Perché avete scelto lui? Esatto, abbiamo scelto Fabio, inizialmente diciamo, Fabio mi ha colpito la grandissima competenza e preparazione per le categorie in cui noi disputiamo i nostri campionati. C'è stato diciamo, un feeling immediato e poi chiaramente il nostro è un progetto giovane, un progetto che fa della passione, dell'entusiasmo, dell'adrenalina la benzina principale. E Fabio, diciamo, risponde a tutte queste caratteristiche perché è un ragazzo giovane, anche lui non è nemmeno quarantenne come tutti noi, e nonostante la giovane età ha diciamo, abbastanza esperienza, l'ultimo anno ha maturato diciamo, anche un'esperienza importante come vice Laneri, quindi diciamo, tutti questi fattori hanno fatto sì che diciamo, immediatamente siamo andati diciamo, sulla figura di Fabio.
infatti non abbiamo fatto nemmeno chissà quanti colloqui o la ricerca non è stata, diciamo, affatto difficile, abbiamo individuato in maniera molto naturale la figura di Fabio come collaboratore, come direttore sportivo in questa stagione che verrà. Ecco, per quanto riguarda la panchina, possiamo ufficialmente confermare che appunto sarà confermato Giancarlo Betta. Sì, Giancarlo Betta sarà il prossimo allenatore per la stagione 2023-2024 del Budira Calcio, sì. Ecco, non ti chiedo quali Finalmente. acquisti farete, però insomma buona parte della squadra sarà rinnovata, questo me lo puoi dire. Sì, diciamo che è una buonissima parte, un 70-80% della rosa verrà completamente rivoluzionata. Chiaramente noi aspettiamo le firme per poter ufficializzare tutti, quindi poi per i calciatori ce ne riparliamo a luglio. Ecco, questione stadio, si è insediato da poco la nuova amministrazione, il sindaco o la sindaca che dir si voglia. Allora, avete già avuto un colloquio, un approccio a proposito dello stadio perché le strutture sono importanti, lo ricordiamo. Sì, le strutture sono importanti, le strutture sono fondamentali. Io rinnovo i miei complimenti al neo sindaco di Modica, Maria Monisteri, con cui abbiamo un rapporto e un dialogo sempre aperto e sempre positivo. Per nulla lei appunto viene dal mondo dello sport, quindi chi meglio di lei può intercettare le esigenze e la necessità di avere delle infrastrutture fruibili e dedicate all'attività sportiva che si vuole andare a fare. Quindi aspettiamo con ansia il Pietro Scollo. A breve mi dicono dovrebbero iniziare i lavori di ammodernamento, di rifacimento del manto erboso che sarà in sintetico, verranno rifatti tutti gli spogliatoi, quindi verrà fatto un investimento importante grazie al lavoro anche della precedente amministrazione che è riuscita ad accedere a questi fondi del PNRR che permetteranno di avere uno stadio come si deve per la città di Modica. In chiusura, Mattia Pitino, un appello alla tifoseria rossoblù che comunque vi è stata vicino nella stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Un appello per la nuova stagione, per sostenere appunto la società, la squadra, lo staff tecnico, ma anche la dirigenza. Sì, certo, no, la tifoseria c'è stata vicina, c'è vicina e sono sicuro che ci sarà vicino. L'appello è semplicemente quello di non perdere, anzi di poter coltivare sempre di più l'entusiasmo che in questi 2 anni, tutti insieme siamo riusciti a portare nella piazza di Modica. Ma sono sicuro che non sarà un problema, perché diciamo, i rumors e il termometro della piazza è sempre molto caldo, quindi sono certo che avremo un supporto costante, continuo e appassionato da parte della nostra gente. Quale sarebbe il numero ideale di abbonati per la nuova stagione? Modica storicamente fa pochi abbonati, Infatti. anche purtroppo per colpa dello stadio, perché non do colpe ai tifosi, ma chiaramente uno stadio che ti accoglie, uno stadio che ti dà servizi, ti invoglia a frequentare questo ambiente. Uno stadio con problematiche, soprattutto nei mesi invernali, con le temperature più rigide, sfido io, sono io il primo che avrei difficoltà ad andare allo stadio. Quindi già superare, andare a 3 cifre con gli abbonamenti sarebbe un ottimo risultato. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro e ci vediamo presto. Grazie a te, buon lavoro e a presto. Un saluto a tutti. Grazie a Mattia Pitino, dunque, che fa parte della proprietà del Modica Calcio insieme a Danilo Radenza. Ed è tutto per questo approfondimento della redazione di Sicrepress e dunque per questo approfondimento targato Sala Stampa.